Ciao bella gente, buongiorno. Oggi è il mio giorno di riposo, guarda come sono spennata. Non ho lavato i capelli stamattina, ma li lavo oggi pomeriggio e quindi chi se ne frega, tanto devo andare in mezzo ai campi. Benvenuti nel mio canale, io sono Amale. Oggi voglio andare a fare un giro in un posto che poi dopo vi scrivo come si chiama. Tus si chiama, ma manca una parola. Bellissimo, il problema è che non riesco a trovare il percorso. Adesso ho parcheggiato la macchina mezza nulla e vado a vedere se riesco a trovare il percorso o vado su qualche applicazione o vedo come fare. Sono qua io e la mia patatina, la mia compagna di viaggio che non vede l'ora che scendere dalla macchina. Non è che ho scelto il mio giorno di riposo, una giornata di cacca. Una giornata bruttissima, ha cominciato a piovere. Oh, va bene così. Comunque io me la godo uguale. Non me ne frega niente, anche se piove, basta che non piove forte. Se no diventa un problema serio. Andiamo di qua, chiudiamo la macchina e andiamo a fare un giro. Vediamo da dove possiamo passare. Peccato che c'è una giornata così. Tornerò più avanti. Guardate che meraviglia. Riuscite a sentire il silenzio? Guarda che ci sono di là le caprette. Guardate là. Li vedete? Ci sono un sacco di caprette. E la mia capretta è qua, che arriva. E le altre sono là in fondo. Poi vi scrivo come si chiama questo posto. Peccato la giornata così, ma guarda la mia capretta. Come mi guarda. Quando dicono che i cagnoletti piccoli, guarda la capretta.
Ma dove vai? Dove vai? Guardate dove va. Mo ti voglio proprio vedere scendere. Questi qua non sono le mie avventure, sono le sue. Ma è fuori di testa di brutto. Scendi! C'è una cacciatrice pazzesca. Scendi! Andiamo di qua? Guarda, non gli frega niente. Andiamo di qua, Cali, scendi! Sei un mostro, sei. Andiamo, dai. Vuoi scendere all'acqua? Dai, va bene. Se la mami non rotola. Oramai, come il solito, torna a casa nera. Il mio mostro. Ma stiamo, mamma mia. Qui vieni. Dai che andiamo di qua. Guarda come la prendono in giro loro. Guarda come la guardano, incuriositi. Scendi, mostro, scendi. Guarda, se non li vede, se non la vedete, non ci credete. Guarda, un mostro. Cioè, non è un cane lei. Adesso andiamo a casa, ha cominciato a piovere forte, eh? Guarda. Andiamo. E qua ci bagniamo tutto. Non riesco manco a parlare. E lei è lì. Anche da qua possiamo passare. Dai che mi guarda da lontano per dirmi ora ti muovi? Spero che vi è piaciuta la mia gita. Io sono qua per il momento seduta, non sono ancora tornata a casa, tornerò fra poco, ad ammirare il silenzio. Ci sono solo due pescatori in fondo, e basta, nient'altro. Ammirare il silenzio e la fermezza della natura, il relax. Cioè ti siedi, senti il silenzio totale, lontano dal Covid. Lontana dalla gente, lontana dalla città, lontana
lontana dai casini, lontane delle cose. Tante volte stare con delle persone negative o delle persone che si lamentano sempre per una cosa o per l'altra, anche se tante volte hanno ragione. Però non serve, cioè, anche sentire le notizie tutti i santi giorni che parlano di morti, di Covid, di quello, di quell'altro, di politica, di roba, di noia, ti succhiano via l'energia, vi succhia via tutta la vostra positività e vi dà peso negativo sulle spalle, non vi rendete conto, ma è così. Cioè, siete arrivati a un punto che siete stanchi, distrutti, al di là del lavoro e lo stress della vita, però arrivati distrutti, staccate la spina. Lo so che tante volte è difficile, ma staccate mezza giornata. Vi aiuta tantissimo a liberare la mente. A concentrarti o a concentrarvi o a focalizzarvi sulle cose importanti della vita. E la cosa più importante siamo noi stessi. Sì, sto troppo bene, sono veramente super rilassata. Ve lo consiglio, se avete mezza giornata, andate in un posto verde, andate a vedere un posto bello, ma anche una passeggiata sul lago. Io sono del Lago Maggiore. In silenzio, un posto dove non c'è tanta gente, che vi carica, vi dà, sentite l'energia positiva che vi sta intorno. Tante volte stare con delle persone negative o delle persone che si lamentano sempre per una cosa o per l'altra, anche se tante volte hanno ragione. Però non serve, cioè, anche sentire le notizie tutti i santi giorni che parli dell'economia, dell'affitto, della spesa, della benzina, dal lavoro, dallo stress del lavoro, dai capi del cavolo, delle giornate di merda e della gente terribile, maleducata, e la gente che ti succhia via tutta la tua energia positiva. Io faccio queste gite perché mi caricano, mi danno energia, mi aiutano a staccarmi proprio dalla mia realtà, dalla mia vita, che sia bella, che sia brutta, ci sono giornate no, ci sono giornate positive per tutti e giornate negative per tutti. Però quando faccio queste gite a me mi danno vita, le ho scoperte da poco, non è che le facevo da sempre. Ma mi danno una sensazione di pace, come mi azzerano, sapete, mi azzerano le mie preoccupazioni, azzerano le mie paure, mi aiutano a star bene e mi danno energia. E mi fanno capire che il mondo è meraviglioso, la vita è stupenda. Che non ci sono solo i miei pensieri o la mia vita o le mie cose o quello che voglio o non voglio, ma ci sono altre cose molto più belle e molto più interessanti. Mi piacerebbe vivere così sempre. Sentite il silenzio? È meraviglioso. Gente, vi auguro una bellissima giornata come ho passato io. Vi auguro una giornata meravigliosa e spero che mi seguite, spero che vi sia piaciuto questo video. Buona giornata a tutti. Ciao bella gente.